A Porto Sant'Elpidio si spalano ghiaccio e fango, crollato anche il tetto di un supermercato, oltre 55 interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Acquaroli pronto a chiedere lo stato di emergenza dopo la conta dei danni. Accerchiano una donna e le rubano il telefonino dopo l'episodio avvenuto a Iesi. Presentato il progetto contro il bullismo dal questore di Ancona Cesare Capocasa, il prefetto loda l'impegno delle forze dell'ordine. San Benedetto si tuffa nell'estate 2024, presentati eventi, nuovo logo e video promozionale della regina del turismo marchigiano. Al Molo Sud lo spettacolo del Festival di Arte sul Mare. Ascoli, ancora striscioni affissi in città, nel mirino pure il nuovo direttore sportivo Pulcinelli. Righi darà solo un supporto tecnico. Serie D, la Samb sull'esperto Gennari per rinforzare la difesa. Bentrovati con una nuova edizione del nostro TG Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano non possiamo far altro che tornare sull'ondata di maltempo che ieri ha messo in ginocchio soprattutto il Fermano. È stato richiesto lo stato di emergenza da parte del sindaco di Porto Sant'Elpidio Ciarpella per la tempesta di ghiaccio che appunto ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città, e mentre continuano incessanti gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto in via Austria, i cittadini sono ancora sgomenti per un evento meteorologico mai registrato prima, e c'è chi addirittura ha perso tutto. Gloria Caglioni. Nel day after la maxi grandinata abbattutasi ieri pomeriggio sul Fermano, il paesaggio di Porto Sant'Elpidio appare surreale. Cumuli di ghiaccio ai lati della strada e l'incessante lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile andato avanti tutta la notte. Ben 55 gli interventi per richieste d'aiuto giunte al centralino del 115, quasi tutte dal comune Rivierasco, dove è iniziata la conta dei danni e dei disservizi. Sì, ci sono stati sicuramente danni che stiamo verificando, stiamo monitorando con il nostro ufficio tecnico per quanto riguarda il patrimonio comunale ad alcuni edifici. Parlavamo di un plesso di una scuola dell'infanzia, ci sono state anche delle criticità in altri edifici comunali, strade, piste ciclabili, alcuni parchi, per cui procederemo ad una ricognizione, una mappatura del nostro territorio che già stiamo facendo per quantificare in maniera più analitica i danni, così come danni ci sono stati purtroppo anche a privati che sono stati colpiti da questo evento, ripeto, straordinario, eccezionale, di proporzioni inimmaginabili, e anche nei loro confronti ci attiveremo per sostenerli, supportarli, faremo tutto quanto è necessario per attivare tutti i canali istituzionali per far ottenere loro forme di ristoro, rimborso dei danni che hanno subito, perché è stato, ripeto, un evento che non era prevedibile né immaginabile. Tra le persone soccorse anche un'anziana allettata evacuata dal suo appartamento in via 4 novembre. Sette volte, ho parlato anche con l'altro, sette volte i vigili del fuoco, mezzo metro, guarda se ci va adesso lo trovo ancora, e casa mia e ci sta un metro d'acqua. 10 centimetri d'acqua. Solo che c'erano due persone anziane che sono state portate via con l'autoambulanza perché stavano proprio in mezzo all'acqua. Come? Mio padre è invalido, mia madre è portabile. Vi hanno fatto parecchi danni, credo di sì. Cerchiamo di arrangiarci. Tutti quanti ci sa la situazione, ma nessuno se ne è mai presi cura, nessuno. Fin dove arrivava qui la grandine? Pieno, il locale era pieno, guarda, si vede qui il segno, guarda. Questo locale era pieno, e arrivava al terzo scalino. Sono stati danni auto? No, qui sotto non c'era auto, c'era qualche moto, qualcuno, quindi non lo so. Io sono arrivato da Bologna, che già tutto il macello era stato fatto, quindi mo sono sceso questa mattina. Però penso di aver capito più o meno l'altezza ginocchia. Il garage sono i tuoi oppure sei venuto a dare una mano? No, questo è mio, questo è mio. Dopo se c'è da dare una mano agli altri, ben volentieri. Quanta roba ha perso in questo cataclisma? Tutta la mia... tutto, c'avevo due garage io. Tutto da buttare? Sì, armadi, è venuto giù una parete del garage confinante e mi ha distrutto tutto.
ho perso congelatori, una palestra dei miei figli, asciugatrice nuova, armadi, vestiti, scarpe, dispensa alimentare, tutto, tutto. Oltretutto mio marito è morto 4 mesi fa, mi trovo sola, per cui... In via Trentino invece è crollata parte del solaio del supermarket Lidl. Il maltempo, con un acquazzone, una violenta grandinata, ha fatto registrare allagamenti di strade, sottopassi con automobilisti intrappolati e anche molti scantinati e piani terra di private abitazioni. Oltre alla pineta a nord del lungomare, che dopo la tempesta di ghiaccio si è trasformata in una sorta di acquitrino. Mentre il prefetto di Fermo d'Alascio e l'assessore regionale Stefano Aguzzi si sono recati a Porto Sant'Elpidio per un primo sopralluogo nei quartieri colpiti, noi abbiamo sentito il governatore Francesco Acquaroli sullo stato d'emergenza richiesto dal sindaco e sugli aiuti da dare agli agricoltori flagellati da questo evento meteorologico eccezionale. Quello che è avvenuto ieri a Porto Sant'Elpidio è un evento davvero straordinario che comunque ha causato tantissimi danni. È stato chiesto lo stato d'emergenza dal sindaco Ciarpella. Cosa pensa che accadrà? Guardi, noi quello che facciamo in tutte queste situazioni è quella di trasmettere la richiesta di stato d'emergenza alla Protezione Civile Nazionale, che poi valuterà quello che potrà essere fatto. Nel frattempo so che la Protezione Civile Regionale è impegnata col Comune, che ringrazio il sindaco Ciarpella, so che ci sono tanti che si stanno adoperando e lavorando rispetto a questo evento calamitoso che ha praticamente dell'incredibile, perché questa mattina mi descrivevano Porto Sant'Elpidio con ancora cumuli di ghiaccio intorno alle strade, nei garage. È una assolutamente una situazione che era imprevedibile, ma che ha causato appunto uno stato di emergenza vero e proprio. Un'emergenza anche da un punto di vista agricolo. Per l'agricoltura sicuramente, anche qui ci saranno tutte le procedure che dovranno essere messe in campo per comprendere quello che sarà anche le possibili risposte che dovremo dare. Come in ogni situazione di emergenza e di richiesta di stato d'emergenza e di emergenza, bisognerà comprendere le procedure e quelle che sono le risposte della Protezione Civile Nazionale. Cambiamo argomento. Aggredita e scippata del cellulare mentre si trovava sulla fermata dell'autobus, è solo l'ultimo episodio di violenza ai danni di una studentessa minorenne di Iesi da parte dei suoi coetanei. Il bullismo nelle scuole, dice il questore capocasa, può essere arginato e contenuto facendo sistema, e intanto traccia il bilancio del progetto Prevenzione in Azione: 80 scuole interessate in tutta la provincia, 750 incontri e centinaia di studenti e genitori coinvolti. Teodora Stefanelli. Aggredita mentre si trova alla fermata dell'autobus di Portavalle a Iesi da 3 bulli che le scipparono lo smartphone. Vittima, poco più di una settimana fa, di questo episodio, una giovane minorenne che poco prima dell'1 stava aspettando il bus che l'avrebbe riportata a casa per pranzo. Nell'attesa aveva chiamato la mamma proprio perché si sentiva poco sicura. Un presentimento giusto, perché da lì a pochi attimi sarebbe avvenuto l'impensabile. 3 ragazzini incappucciati afferrano il cellulare per poi fuggire via veloci e lasciano praticamente svenuta e sotto shock per terra la ragazza, mentre gli altri compagni stanno a guardare. Proprio su questo tema, quello della violenza tra giovani in ogni sua sfumatura, la questura dorica punta e lavora anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Il progetto Educhiamo alla legalità ha tra i suoi obiettivi proprio quello di sensibilizzare i giovani d'oggi. 80 le scuole interessate per un totale di 750 incontri che hanno coinvolto anche 300 genitori di Ancona e provincia. Credo che determinati fenomeni ormai strutturali, una violenza di genere piuttosto che altri contesti come il bullismo, il cyberbullismo, sono non più emergenze ma realtà che vanno affrontate con un deciso cambiamento culturale. E la cultura si fa innanzitutto a scuola. Si inizia innanzitutto a scuola. C'è poi il tema della violenza via social e web. Le fasce di età per i reati di cyberbullismo e revenge porn si assottigliano sempre di più. Si parte da 13 fino ai 19 anni. Misure di prevenzione sono stati lo strumento vincente che ci ha consentito in 7 mesi continuativi, ogni giorno e soprattutto ogni sabato pomeriggio, di affrontare questa situazione, di gestire questa situazione, non di baby gang, perché non ho mai definite gang, ho sempre definite aggregazioni giovanili disagiate.
e però sono stati risultati importanti, perché noi non abbiamo più un episodio, perlomeno ad Ancona, qualche cosa adesso su Iesi si è evidenziato, ma anche lì stiamo lavorando unitamente all'Arma dei Carabinieri, però da 2022, quindi da giugno 2022, noi non abbiamo più un episodio ascrivibile a un fenomeno. Abbiamo qualche singolo episodio, ma non più di questo. Sicurezza ed ordine pubblico, la nostra intervista al prefetto di Ancona, che dice: nessun momento difficile, ma mai sottovalutare la percezione dei cittadini. Saverio Ordine sottolinea: gestisco in maniera ottimale grazie all'eccezionale collaborazione di forze dell'ordine comune che riescono a lavorare con grandissima serenità. Ciro Montanari. A parte qualche episodio isolato, Ancona e il suo territorio provinciale possono essere considerate tranquille dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. E tutto ciò grazie in primis allo straordinario lavoro quotidiano delle forze dell'ordine. È la sintesi del pensiero del prefetto di Ancona, Saverio Ordine, che spiega perché riesce a gestire in maniera ottimale la situazione. Io riesco a gestire in maniera ottimale perché, primo, perché Ancona città e Ancona provincia sono dei posti molto tranquilli, di persone calme, operose e laboriose. In secondo luogo perché le forze dell'ordine e la collaborazione del comune sono eccezionali. Ci sono stati momenti difficili comunque? Ma, no, secondo me no. Noi dobbiamo sempre fare due considerazioni che in qualche modo sono antitetiche. Da una parte la percezione della sicurezza, che è molto importante e che non va mai tenuta in secondo piano, la percezione dei cittadini della sicurezza, e più questa percezione è forte, sensibile dalla parte dell'insicurezza, più gli operatori devono stare attenti, ma dall'altra parte anche le medie nazionali e la situazione complessiva del paese. Sotto questo aspetto io direi che le forze dell'ordine riescono in questo momento a lavorare con grandissima serenità. Diciamo episodi isolati che non danno pensieri. Certo, quando si sta comunque in 475.000, ora non so, persone nella stessa provincia, qualcosa può sempre accadere, ma se poi noi leggiamo i giornali vediamo che ci sono zone d'Italia purtroppo dove le situazioni sono molto più complesse, il che, ripeto, non vuole assolutamente dire che va sottovalutata quella che è la percezione della sicurezza del cittadino. Insomma, la sicurezza è una vittoria che si raggiunge in squadra e che, proprio per questo, grazie ad un attento lavoro di coordinamento, permetterà di garantire il controllo del territorio, a partire anche da alcuni quartieri e zone particolarmente critiche del capoluogo della provincia. 12 anni fa era stato condannato per abusi sessuali su un minore. Don Giacomo Ruggeri era stato colto in atteggiamenti inequivocabili nella spiaggia di Metaurili a Fano con una ragazzina ai tempi 13enne. Oggi il vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, nell'ambito di un riordino dell'assetto interno della diocesi, ha affidato proprio a Don Ruggeri un incarico nella diocesi di Cagli e Pergola, che sarà operativo da settembre. Un ritorno che ha suscitato polemiche a Fano. Il vescovo ai nostri microfoni spiega le ragioni di questo reintegro. Thomas Del Bianco. Nell'ambito di un riordino dell'assetto interno della diocesi di Fano, il vescovo Monsignor Andrea Andreozzi ha affidato un incarico a Don Giacomo Ruggeri nella diocesi di Cagli e Pergola. Don Ruggeri 12 anni fa era stato colto in atteggiamenti inequivocabili nella spiaggia di Metauriglia a Fano con una ragazzina al tempo 13enne. Era stato condannato in via definitiva a 11 anni e un mese dopo un lungo esilio nella diocesi di Pordenone. Ora c'è questo ritorno a Fano di Don Ruggeri che ha suscitato polemiche nella comunità. Il vescovo Monsignor Andreozzi ha organizzato una conferenza stampa nella curia vescovile proprio per spiegare i motivi di questa decisione. Sentiamolo. Sarà di aiuto in una comunità di preti, farà vita comune nella zona di Pergola, Frontone, Serra Sant'Ambondio e più in generale nella vicaria di Cagli e di Pergola. Si metterà a disposizione per quello che gli verrà chiesto nella collaborazione con gli altri preti e con gli operatori pastorali di quella zona. Cos'è quello che le chiede alla comunità, diciamo, nell'approcciarsi a questo ritorno di Don Giacomo? Di poterlo accogliere in un clima di fraternità, in un clima di famiglia, nella logica di una riconciliazione, di una presenza a casa. Quindi se non recuperiamo quest'idea della casa,
della famiglia, dell'abbraccio fraterno e anche della considerazione di una persona nella sua storia, nelle sue difficoltà e nel suo percorso, nel suo processo. È chiaro che poi non riusciremmo in questo intento. Alle comunità chiedo di tener conto di quello che può essere un cammino di riconciliazione, di apertura, di fraternità e anche di una storia di salvezza, ecco, delle persone e delle realtà, insomma, ecco. In questo periodo, come ha detto prima in conferenza stampa, ha avuto modo di confrontarsi con Don Giacomo. Come l'ha trovato? Qual è il suo stato d'animo in vista, no, di questo ritorno? Ma lui si è reso molto disponibile con la semplicità di chi desidera ritornare in un contesto di famiglia e anche in un contesto di comunità e ritornare a essere una persona che si rapporta con serenità ad una storia che non è solo il passato ma è il presente e il futuro. Quindi con tutta semplicità e con la massima disponibilità ad essere presente con noi, con la nostra chiesa, il nostro presbiterio e a fare ciò che gli verrà chiesto. Scene da film lungo le strade della Riviera delle Palme. Nel primo pomeriggio la polizia locale ha intercettato un furgone rubato e ha inseguito per chilometri il mezzo guidato da un uomo di 45 anni. La fuga ad alta velocità si è conclusa con il ladro che ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail dello svincolo di Monsanpolo sull'Ascolimare. Il conducente ha riportato ferite e contusioni, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dove è piantonato dalla polizia locale. A supporto dell'operazione sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale di Ascoli. Caldarola, uno dei centri più colpiti dal terremoto 2016, con la piazza tra le più vivaci dei piccoli paesi dell'entroterra ancora puntellata. La ricostruzione delle chiese del centro storico e appunto della piazza è a rilento. Mario Staffolani, un giornalista locale che in questi anni l'ha raccontata, ci descrive la situazione che si vive oggi proprio a Caldarola, a quasi 8 anni dal sisma. La piazza di Caldarola, come molte di quelle che hanno subito le scosse del terremoto del 2016, è ancora piena di ferite. Il palazzo comunale è chiuso, le chiese, il castello anche, insomma un centro che non è più centro. Nel nostro giro tra i paesi del cratere questo si sente, come ci dice un giornalista del luogo che in questi anni ha raccontato molto anche dello stato d'animo delle persone. Come si vive a 8 anni di distanza? Cosa manca? Beh, diciamo che mancano le persone, perché dopo tanti anni molti se ne sono andati, alcuni sono tornati ma non tutti purtroppo, e con il centro storico chiuso diciamo che abbiamo perso un po' questo attaccamento al paese. Questo nella gente crea un po' di disorientamento. Al di là del fatto che le abitazioni sono importanti da ristrutturare e riconsegnare a chi è rimasto senza, nella piazza risiede il significato di città e di comunità. E questo simbolo è quel che manca ancora e i cittadini, soprattutto gli anziani, ne risentono. Mario, tu sei un giornalista, quindi negli anni hai anche raccontato quello che succedeva nella tua cittadina, ma oggi ci troviamo in un luogo dove alle spalle ci sono due scuole ricostruite. Quanta ancora c'è da ricostruire? Che cosa manca? Allora, le scuole sono state una fortuna, perché credo che senza la scuola un paese muoia. I ragazzi sono la nostra forza e adesso manca, secondo me, di riaprire la piazza e far ritornare la voglia al cittadino di coinvolgersi in prima persona, di dire quello che non va, perché io ho l'impressione che i cittadini a volte hanno paura anche di dire cosa pensano, perché la ricostruzione purtroppo vincola molto. Arrivano i soldi, la gente ha paura di perderli e quindi ha paura anche di parlare. Perdendo questo, credo che abbiamo perso gran parte della nostra libertà. Tu hai il polso della situazione, la mattina quando vieni in centro parli un po' con tutti. Quali sono le confidenze che ti hanno fatto, quelle che ti hanno colpito di più in questi anni? Beh, le confidenze sono queste, cioè la voglia di voler ritornare nelle proprie case, farlo prima possibile, magari cercando di speculare meno, perché c'è qualcuno che io ho avuto la testimonianza di un signore che ha ricostruito la sua casa completamente distrutta e ha dovuto lavorare giorno e notte vicino alle aziende perché fanno fatica a seguire i lavori e non sempre fanno i lavori come vanno fatti. I terremoti si sono continuati a sentire, no? Sotto i piedi in questi anni, fortunatamente con magnitudo molto più basse, ma qual è la sensazione?
La sensazione è che molta gente ha paura di tornare in centro storico per questo motivo, perché non si sentono sicuri. Adesso, per assurdo, vivono meglio nella piccola casetta, che è a un piano, e questo dà sicuramente certezza. Allora, la gente vuole sicurezza, e la sicurezza dell'abitazione, ma anche le certezze per un futuro, perché altrimenti qui rimarremo soli. In comune a San Benedetto è stato presentato il cartellone degli eventi estivi, ben 230 iniziative per tutti i gusti, svelati anche il nuovo logo turistico e la campagna di comunicazione social. Applauso dell'associazione Albergatori per il primo video promozionale. Rossella Luciani. Un tuffo negli eventi estivi 2024 e una rinfrescata al logo della città di San Benedetto del Tronto. La Riviera delle Palme si presenta alla stagione clou dell'anno con una veste grafica nuova, grazie alla campagna di comunicazione turistica presentata in comune dal sindaco Antonio Spazzafumo, assieme agli assessori al turismo e sport Cinzia Campanelli, alla cultura Lia Sebastiani e alle attività produttive Laura Camaioni. Ci saranno all'incirca 240 eventi su tutta la città. Saranno eventi diffusi, quindi non saranno caratterizzati su delle solite postazioni, ma li vivremo da San Benedetto a Porto d'Ascoli. Saranno eventi di carattere sportivo, turistico, commerciale, insomma, veramente musicale, quindi ci sono veramente tantissimi eventi e ci sarà da sbizzarrirsi. La campagna di comunicazione è stata illustrata con il supporto dell'agenzia Atomo Studio, intervenuta con Carlo Aragrande, che accompagnerà la pubblicizzazione del cartellone, ma che costituisce anche l'avvio di un'attività di marketing volta all'affermazione della brand identity, ovvero l'identificabilità di San Benedetto del Tronto sul mercato turistico nazionale e internazionale, a partire proprio dal nuovo logo. Ad un primo impatto sicuramente quello che emerge è la S di San Benedetto, che viene elaborata con degli elementi grafici nuovi, e poi l'elemento grafico del rettangolo viene utilizzato per creare tutta una serie di suggestioni a partire dalla forma della palma, ai raggi del sole, alla forma degli ombrelloni, alle passerelle degli chalet. Quindi abbiamo all'interno diversi piani di lettura e diverse suggestioni che in diversi modi arrivano a chi osserva la brand identity. Un logo che ritroveremo su tutti gli strumenti di comunicazione, specie i canali social, che verranno implementati per veicolare quotidianamente gli eventi estivi. E oltre al restyling del sito turistico di San Benedetto, abbiamo pensato a due nuove pagine, Instagram e Facebook, che riguarderanno proprio la promozione degli eventi turistici della città. Chiunque vorrà consultarle, troverà in qualsiasi giorno, ora di tutta l'estate, l'evento che più gli aggrada, diciamo. Come ciliegina sulla torta è stato presentato anche il primo dei video promozionali della città, curati da Move Comunicazione, che sarà veicolato attraverso il sito e i canali social. Molto apprezzato in conferenza stampa anche dal presidente dell'Associazione Albergatori Nicola Mozzoni, sia per il suo lato emozionale, sia per rispecchiare al meglio il tipo di turismo per famiglie presente da generazioni nella Riviera delle Palme. Effettivamente mi sono un po' emozionato, perché è la storia di due bambini, di due ragazzini che si conoscono, che crescono, si innamorano chiaramente, e poi si sposano e fanno dei figli, tutto a San Benedetto del Tronto. Restiamo a San Benedetto per dare uno sguardo in anteprima alle opere del Festival d'Arte sul Mare, che si tiene da 28 anni al Molo Sud, collezionando oltre 200 opere. Il tema di quest'anno è dedicato alle astrazioni e la presentazione delle sculture e i murales realizzati ci sarà domani pomeriggio alle 18:30. Gli scogli che prendono forma, i volti degli scultori che sembrano a loro volta statue per via della polvere di travertino. Ogni anno a giugno il Molo Sud di San Benedetto del Tronto si arricchisce di nuove opere. Si è arrivati a ben 200 sculture e una trentina di murales, grazie al Festival d'Arte sul Mare, giunto alla sua 28esima edizione, con la collaborazione tra Associazione Culturale Altrarte del presidente Cocchiaro e Comune.
Passeggiando si possono vedere le opere nascere in diretta e capirne il significato più profondo grazie agli artisti. Con le nostre telecamere siamo andati a sbirciare in anteprima. Presenza fissa, oltre agli ospiti nazionali e internazionali, è quella dello scultore di Pagliare Giuseppe Straccia, che terminata la sua Arca di Noè, si sta dedicando ad altro. L'anteprima che veramente l'ho sognato stanotte, cercavo di fare un portacenere da regalare al sindaco e dopo ripensando dico non è che si offende perché lui fa spazzafumo di cognome e allora ho abbinato l'utile al dilettevole, questo portacenere da regalargli un sabato pomeriggio. Quest'anno il tema è quello dell'arte astratta che invita a perdere lo sguardo verso orizzonti sempre nuovi. Come nel grande murale dell'artista di doppia nazionalità olandese e indonesiana Desiree Salman, che nei suoi 5 coloratissimi scogli parla di diversità e apertura al cambiamento. I protagonisti della scultura arrivano invece quasi tutti dalla scuola di Carrara, ma tra loro ci sono diversi stranieri. Abdulkadir Ojoğlu, sono un scultore che vivo a Carrara, sono origine curdo, prima abitavo a Istanbul. Come mai a San Benedetto? Come sei arrivato fin qui? Che abitavo Carrara, ci sono un paio di scultori che hanno lavorato qui anni scorsi, quindi mi hanno suggerito e mi hanno detto guarda che è un posto meraviglioso, devi andare, quindi ho contattato con Pier Nicolà e sono qui. Io mi chiamo Tabaton Osborne Michela, arrivo da Londra, anche se vivo e lavoro a Carrara e sono di origine italo-giamaicana. Qual è il tema della tua opera dedicata quest'anno all'astrattismo? Allora, la mia opera parla della navigazione, però nel senso anche più astratto, quindi la navigazione che facciamo anche con la mente, attraverso i sogni, le aspirazioni che ci sono. Quindi si chiama Dream Sailing, che vuol dire navigare per i sogni. Da non perdere dunque l'appuntamento conclusivo con la presentazione delle opere questo sabato pomeriggio alle 18.30 al Museo d'Arte sul Mare di San Benedetto del Tronto. Il nostro telegiornale termina qui, noi però ci ritroviamo tra poco con il TG Sport.